Spirito Santo. Amen. Ascoltiamo il Vangelo della terza domenica di Quaresima. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era il pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, non hai un secchio, il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così, infatti, il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia, chiamato Cristo. Quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa. Le dice Gesù: sono io che parlo con te. Molti samaritani di quella città credettero in lui, e quando giunsero da lui lo pregavano di rimanere da loro, ed egli rimase là 2 giorni. Molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Occhi negli occhi sono una relazione tra Gesù e la samaritana. Gesù che si ferma ad un pozzo per chiedere da bere, ed è ad un'altezza di cuore che i due si incontrano. Si vedono su un muretto. Ma la domanda principale di Gesù a questa donna è: vai a chiamare colui che ami. Forse colui che ami non è semplicemente il marito, ma è proprio Gesù stesso. Allora Gesù cerca quella sete di questa donna, continuando ad aiutarla, passo dopo passo, non a guardare agli errori della sua vita, ma a cercare davvero il desiderio della sete ardente di Dio. Gesù è un maestro di nascite, anzi spinge a ripartire, non ci rimprovera, ma anzi offre, continua ad offrirsi a noi. Se tu sapessi, se tu conoscessi il dono di Dio, dice Gesù alla samaritana. Gesù offre così alla donna acqua che diventa una sorgente. Così come la samaritana, anche noi oggi attingiamo a questa sorgente di acqua viva, che è appunto il suo Vangelo. Oggi abbiamo trovato davvero colui che dice tutto alla nostra vita. Forse così come noi, come la samaritana, anche noi possiamo domandare dove possiamo adorare Dio in questo tempo. E allora, in questi giorni in cui non ci sono celebrazioni, non ci sono liturgie, non ci sono incontri, sentiamo attuale questa domanda della samaritana: dove possiamo incontrare Dio?
E allora lo possiamo trovare sul monte, lo possiamo trovare nel Tempio. La risposta però è diritta, quella di Gesù. Lo troviamo in spirito e verità. Lì incontriamo dentro di noi, dentro ognuno di noi, l'incontro vero ed efficace, quella sorgente di acqua viva che fa vivere la nostra vita in Dio. È quello sguardo che trasforma tutta la nostra vita. Uno sguardo come quello che Gesù ha rivolto a quella donna quel giorno, in quel mezzogiorno, mentre andava ad attingere acqua al pozzo. Il pozzo è Gesù, è Lui che è la sorgente dell'acqua viva, ancora per noi oggi. Oggi siamo qui nell'oratorio nuovo, in una delle stanze che vengono usate per i nostri incontri, e naturalmente piange il cuore pensare che ormai sono più di 2 settimane che questo luogo è completamente deserto. È vero che noi siamo chiamati ad adorare in spirito e verità, ma è anche vero che noi siamo popolo di convocati, la convocazione eucaristica, ma anche la convocazione nei gruppi, lo stare insieme per noi cristiani non è semplicemente un segno di fraternità, è proprio un segno sacramentale che siamo chiesa di Dio, siamo corpo di Cristo. Ecco, è difficile vivere questa mancanza, viverla come grazia, però il Signore ci chiede questo, perché ogni momento della vita, anche i più bui, anche questo momento di difficoltà, è occasione per vivere insieme spiritualmente, per riconoscerci fratelli in Cristo, tutti assetati della stessa sete che è Lui. Diffondiamo allora questo video, non perché noi siamo bravi o perché lanciamo chissà quale messaggio, ma perché diventa un segno concreto della nostra vicinanza. E poi diffondete anche chi lo riceve quel messaggio che ogni sera viene mandato per pregare una decina del rosario insieme alle 9. Anche questo è un momento di comunione spirituale, importante. E naturalmente preghiamo gli uni per gli altri, preghiamo per le persone ammalate, per gli anziani soli, per quelli che vivono questi momenti in depressione perché si rattristano ancora di più. Noi siamo chiamati a pregare e in questo caso la preghiera è un atto di carità che manifesta l'amore di Dio per tutti. Preghiamo. È toccato anche a me, Signore, a uno dei pozzi della storia di incontrarti e di riconoscerti come il Salvatore, come l'unico capace di colmare la mia sete più profonda. Aspettaci, Signore, al pozzo del convegno, nell'ora provvidenziale che scocca per ognuno. Presentati e parlaci per primo, tu mendicante ricco dell'unica acqua viva. Distoglici pian piano da tanti desideri, da tanti amori effimeri che ancora ci trattengono. Sciogli l'indifferenza, i pregiudizi, i dubbi e le paure. Libera la fede. Scava in noi il vuoto, riempilo di desideri. Fa emergere la sete, attraici col tuo dono. Dilata il nostro cuore, infiammane l'attesa. Dà nome a quella sete che dentro ci brucia senza che sappiamo chiamarla col suo vero nome. Riportaci in noi stessi, nel centro più segreto dove nessuno altro giunge. Tra le dure pietre dell'orgoglio, il fango dei compromessi, la sabbia dei rimandi, scava tu stesso un varco al tuo Santo Spirito. Amen. Sì, benedetto Signore Gesù, che ti sei fatto sete perché noi potessimo scoprire la nostra sete e l'acqua che solo può placarla. Eppure, tua fonte d'acqua chiedi da bere a noi. In realtà, colui che chiedeva da bere aveva sete della fede di quella donna. Chiede da bere e promette da bere. È bisognoso come uno che aspetta di ricevere ed è nell'abbondanza come uno che è in grado di saziare. Se conoscessi il dono di Dio è lo Spirito Santo, ma il Signore parla alla donna in maniera ancora velata, solo a poco penetra nel cuore di lei.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona domenica a tutti. E buona settimana.